Allora, in questa fase vediamo come viene creato un programma, modificato o anche cancellato. Il pulsante principale è il pulsante Edit. In questa schermata vedete che c'è il programma, il numero del programma, e sotto la funzione Program, che si abilita con il pulsante F1 e quindi con l'effetto di cursore disposto, posso creare un nuovo programma, selezionare un programma già esistente, cancellare un programma esistente. Quindi è comunque simile a qualsiasi editor di testo. Male vuoto, eccetera. Proviamo ad abilitare un programma. È l'esempio. Selezionare il programma dalla lista, facciamo invio e a destra appare un elenco di programmi già inseriti nella macchina. Tra cui vedete a sinistra c'è un asterisco O0001. Questo sarà il programma abilitato in questo momento. Se io volessi selezionare il programma 2, mi sposto con il cursore 2 e invio write enter. In questo caso il programma attivo in questo momento non è più il programma 1 ma è il programma 2. Su questo programma posso fare delle modifiche, cambiare valori, aggiungerne eccetera, in qualsiasi blocco, in qualsiasi riga. Vi ricordo che i blocchi vengono eseguiti uno successivo all'altro, mentre la riga viene prima elaborata e poi eseguita contemporaneamente. Quindi l'ordine sulla riga non ha importanza, mentre l'ordine sulla colonna è importante. Vediamo come si crea, come si fa la simulazione del programma in esame. Per fare la simulazione mi devo posizionare innanzitutto sul pulsante MEM, quindi in lavoro, memoria. Poi avrò Setting Graphic, la prima volta, la seconda volta per abilitare la visualizzazione grafica. A questo punto faccio partire ciclo start. Vi ricordo che non parte il programma in esecuzione, ma parte solo la simulazione. Perfetto. E questa è la simulazione. Volendo far partire la simulazione eseguendo un blocco alla volta, basta premere il pulsante single block, ok? Vedete che si attiva e poi bisogna azionare ciclo start successivamente ogni volta, quindi per ogni movimento. In questo caso verrà scritto un comando di esecuzione, comando avanzamento. Tenete presente che le linee tratteggiate rappresentano un movimento in rapido, mentre le linee continue è un movimento in lavoro. E su questo lato abbiamo i movimenti in Z e in questo abbiamo X e Y. In questo caso sta facendo una foratura, quindi si vede solo il movimento in Z, una maschiatura, e quando trova M30 finisce il programma. A questo punto mandiamo in esecuzione il programma, passando in alto a destra, il display, andiamo in questa funzione, faccio rivedere, ok. Guardiamo il programma, nel nostro caso è 1.0.0.0.6 e facciamo un singolo blocco per avviarlo punto per punto. Ok? Cambio pensile. Ok. In basso a sinistra, in questo riquadro, abbiamo l'override, dove abbiamo gli avanzamenti, l'incremento e il decremento degli avanzamenti quando la fresa si muove in lavoro, quindi con un G1, G2 e G3. Nella seconda riga abbiamo gli incrementi e decrementi della velocità del numero di giri, quindi del mandrino. Nella quarta riga abbiamo il senso di rotazione del mandrino in manuale, quindi o fermare o avviare in un senso o nell'altro senso, quindi un po' come le funzioni M3, M4 ed M5 per lo stop. Mentre l'ultima riga rappresenta gli incrementi, o meglio ancora, i decrementi delle velocità in rapido. È molto importante tenere sotto controllo questi pulsanti, nel senso che quando facciamo dei movimenti in rapido è meglio farli, se non siamo sicuri del perfetto punto di arrivo della presa,
decrementare, quindi lavorare al 5%, al 25%, al 50%. Infatti, come vedete, qua noi abbiamo un rapido, un 50%, io posso modificarlo al 5 o al 25, 50.